serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, glitch bomba. Ho litigato con me stesso per 24 ore perché non volevo portare questo glitch, ma invece poi ve l'ho portato. Mi raccomando, non ne fate abuso perché potrebbe essere a rischio banway, ragazzi. Potrebbero togliervi i soldi perché andremo a fare un money freeze, una sorta di money freeze, senza beef, senza sei wizard, senza niente. Quindi, ragazzi, andiamo a rompere il cazzo a Rockstar e andiamo a rubarci i soldi. A questo punto io vi consiglio, una volta in storia, ragazzi, di andare a recuperarvi due peyote. Vi lascerò il glitch del Buzzard in descrizione, ragazzi, così potete muovervi più agevolmente in storia. A questo punto potete andare a cercare i vostri peyote. Uno, ragazzi, si trova in questa posizione. È il classico che si prende sempre in questa posizione vicino alle uola. Quindi a questo punto mi raccomando, regà, prendete i peyote. E una volta che siamo coi peyote, abbiamo preso i volatili, ragazzi, perché dobbiamo trovare i volatili. Se non trovate il volatile qua, cercherò di lasciarvi uno short o nel gruppo Telegram, ragazzi, di All Gen. Lascerò un post dove ci stanno tutte le posizioni di tutti i peyote, regà. Quindi iniziamo con il glitch. Ed eccoci qua, raga. Una volta online possiamo fare due cose, se volete, per velocizzare, diciamo, il glitch. Vi potete mettere il rientro nello stabile dove andrete a comprare le vostre Deluxe, tipo le comprate nell'appartamento Eclipse 1, vi mettete rientro lì, così poi verrà tutto più veloce. Io non l'ho fatto, ma non cambia niente, ok? Quindi partiamo con il glitch, raga. Facciamo un salvataggio. E per fare il salvataggio, come vedete, mi riseleziono un completo e in basso a destra comparirà il cerchietto giallo. Una volta che avete fatto questo passaggio, ragazzi, avete fatto il salvataggio, non vi resta altro che aprire il telefono e andare su Warstock. E una volta che siete su Warstock, andate a comprare tutte le Deluxe che volete, regà. Mi raccomando, io vi consiglio, per iniziare, fatelo con una Deluxe, in modo che capite come funziona il glitch. Perché se no, se avete tipo 30-40 milioni e spendete tutti i soldi e poi sbagliate il glitch, vi sparate nel culo. Quindi a questo punto, raga, io andrò a mettere la Deluxe dove ho già la Death Bike. Quindi vedete che io sto sostituendo la Death Bike, in modo che poi non potete dire che non funziona il glitch. A questo punto, una volta che ho deciso di comprare la Deluxe in un determinato garage, raga, in questa schermata andremo a staccare la rete. Ok, raga, possiamo farlo. Prendo l'app YouTube, Spotify, staccando la linea dalla console, staccando il cavo di rete, facendo quello che volete. L'importante è che staccate la linea e vi dia questa avvertenza: sei stato disconnesso dalla tua console per motivi del cazzo. A questo punto, raga, una volta accettata quell'allerta, spawneremo in storia. Una volta che siamo in storia, non ci resta altro che aprire il nostro menu interazione, raga, e andare nella modalità regista. Una volta che siamo, raga, nella modalità regista, mi raccomando, raga, guardate bene il video. Quindi io vi consiglio di riguardarlo e poi farlo, perché se sbagliate perdete i soldi, io non ne voglio centrare in niente, raga. Quindi a questo punto dobbiamo andare su attori, ragazzi, e andare a prendere il nostro uccello, il volatile, ragazzi. Non pensate male. Una volta che abbiamo preso l'uccello, io userò il falco, raga. Clicchiamo A e andiamo in modalità regista. Una volta che spawneremo nella modalità regista, dobbiamo alzarci in volo. Mi raccomando, ragazzi, state attenti a non morire prima, perché sennò fate danno. Quindi a questo punto, ragazzi, io stavo già facendo danno. Una volta che siamo in aria, dobbiamo cercare un'autostrada con un macchinone, una jeep, un po' quello che volete, che sia grosso, in modo tale da andarci a sbattere. Ora io vi velocizzo un pochettino la clip, perché se no ci mettiamo due giorni. E quando avete trovato, regà, la zona che vi piace con i veicoli che passano, che ce n'è abbastanza, apriamo il menu interazione e stiamo sullo slot esci dalla modalità regista, ragazzi. Attenzione qua, non dovete schiacciarlo, ma lo dovrete spammare continuamente con A o X se giocate la play appena
state per sbattere contro un veicolo, come vedete a me. Boom! Inizia a spammare, ragazzi, e mi farà questa schermata di caricamento abbastanza lunghina. Saranno circa 5 o 10 secondi di schermata nera. Dopodiché, regà, vi darà questa schermata di massacrato e si vedrà il piccione stecchito, regà. A questo punto, se vi ha dato questa animazione, vuol dire che avete fatto tutto correttamente fino a qua. Adesso, regà, ci servirà un amico su cui partecipare. Se avete tre amici Anawak, non c'è nessun tipo di problema, partecipate su Anawak e accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo messaggio, ragazzi. Se no, se non avete Anawak tra gli amici, regà, chiedete a un vostro amico di andare in mira manuale, perché voi sarete in mira assistita. A questo punto, una volta che noi parteciperemo su qualcuno in mira diversa dalla nostra, potremmo sbagarci da questa schermata nera infinita, regà. Quindi partecipo, accetto il primo, rifiuto il secondo, regà, e saremo spawnati di nuovo in storia, ma con il piccione, con il falco, ragazzi, con il volatile che stiamo usando. A questo punto non ci resta altro che andare su Editor Rockstar, ragazzi, che è l'ultima voce del menu di pausa, cliccare una volta A o X, e a questo punto, una volta che avete cliccato A o X sull'Editor Rockstar, andare su modalità regista, ragazzi. Una volta che avvieremo la modalità regista, regà, ci farà questa animazione particolare. Ci farà direttamente la visuale sul piccione, sul falco, sul volatile che stiamo usando. A questo punto non dobbiamo fare altro che tornare alla modalità storia, ragazzi. Una volta che andremo ad accettare quell'allerta, raga, non ci farà andare in storia normalmente. Saremo sempre in questa schermata con il falco. E a questo punto andiamo su online, ragazzi. Gioca GTA Online, sessione solo inviti. E una volta, raga, che spawneremo in sessione solo inviti, apriremo subito il telefono, ragazzi, e andiamo a controllare se nel garage c'è la Deluxe, e poi controlliamo anche se ci sono i soldi. Quindi, raga, il glitch non è difficile, il glitch è abbastanza facile, è alla portata di tutti quasi, penso. Mi raccomando, iniziate con poche Deluxe, una o due, per capire bene come funziona, perché se sbagliate almeno avete perso poco, raga. Quindi quando controlliamo che ci sono i soldi e c'è la Deluxe, fantastico, raga, dobbiamo fare l'ultimo passaggio. Ci rechiamo, regà, dove abbiamo comprato la Deluxe, perché dobbiamo andare a spostarle di veicoli. Regà, in teoria potete spostare solo la Deluxe, come la vedete qua in questo posto. Potete solo switchare quella, ma secondo me è meglio switchare tutte le macchine una con l'altra dentro il garage, così siamo sicuri che salva la macchina. Quindi, regà, a questo punto sbadabam! Money freeze per tutti, Deluxe gratis per tutti, raga. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, sostenete Xavix e sbadabam al prossimo video. Buona visione, raga.